I Longobardi avevano conquistato l'Italia con le armi e con le armi l'avevano persa. Ma con la cultura continuavano a tenere viva, a Benevento, la loro identità nazionale. Santa Sofia diventava così un santuario nazionale e il monastero un luogo di cultura dove fiorivano le ricerche umanistiche e soprattutto dove operava un importante centro di produzione di codici e documenti composti con quella famosa lettera beneventana che era stata elaborata proprio nello scriptorium di Santa Sofia. C'è un adagio paleografico che dice che la scrittura è lo specchio di una civiltà. La minuscola beneventana è lo specchio della civiltà dell'Italia meridionale, quindi in particolare anche di quella civiltà che trovò a un certo punto nei Longobardi i loro promotori. Accanto alla scrittura, notevole è anche la notazione musicale. Santissimus Dei cultor barbatus. Così detto canto beneventano, sì, è un canto liturgico, monodico, che fiorisce in quest'arco temporale tra la fine del VII secolo e la prima metà dell'XI secolo, quando il Papa Stefano IX proibisce le nenie ambrosiane, come vengono definite, quindi segno di un legame che c'era tra i Longobardi del nord e i Longobardi meridionali. Sono nato nel 1927, a qualche centinaia di metri da questa eccezionale basilica, questa storica basilica che mi lega per affetto principale dal momento che avevo 11 anni, 12 anni, mi hanno portato a Milano, per cui è rimasto nel cuore forse più che non chi ci abita, chi tutti i giorni può venire qui. Il mio affetto per San Michele, dopo l'amore che porto per mia mamma, c'è San Michele. È una cosa che mi onora e mi rende felice. Un giorno un'idea da una parola bizantina prese il volo e, chiamatasi San Michele Arcangelo, venne a posarsi su questo monte. Gli sono venute dietro tutte quelle case bianche che vedete. Gli è venuto dietro quel campanile angioino che alza i suoi 25 metri come un enorme ciro pasquale. Dal V secolo in qua gli è venuta dietro questa città di Monte Sant'Angelo, brulicante, a 900 metri sul Gargano. L'ispirata prosa di Giuseppe Ungaretti tratteggia in modo perfetto il legame tra Monte Sant'Angelo e il santuario dedicato all'Arcangelo. Il poeta, nel 1934, racconta la sua visita alla Basilica. Descrive l'ingresso nell'atrio superiore e scende per la lunga scalinata angioina che porta all'atrio inferiore. La sua visita si concludeva lì, all'interno dell'imponente navata costruita dagli angioini, suddivisa in tre campate e suggestivamente addossata alla grotta. Ignaro che sotto di lui, nella grotta inferiore, si conservavano le tracce delle fasi più antiche del santuario. Il culto di San Michele nasce in Oriente. Il termine Michele in ebraico significa chi come Dio. Si diffonde già a partire dal II secolo, in Oriente viene inizialmente cultualizzato come guerriero e capo dell'esercito di Dio. Gradualmente si afferma poi come culto risanatore, cioè come culto terapeutico.
quando il culto michelico nel V secolo arriva sul Monte Gargano, attira da subito, anche in questo caso, visite di devoti, movimenti anche di gente che si recava presso la grotta garganica, soprattutto per ottenere la guarigione. Spinti dalla ricerca di zone fertili e dall'opportunità di avere uno sbocco sul mare, i Longobardi del Ducato di Benevento giungono verso la metà del VII secolo sul Gargano ed entrano in contatto con i Bizantini. Ci furono alcuni piccoli scontri nella prima metà del VI secolo, fin quando attorno al 650 il Duca di Benevento, Grimoaldo I, con le sue truppe arriva sul Gargano e sconfigge i bizantini che erano venuti in quest'area per depredare il santuario. Costui, fortissimo in guerra e famoso ovunque, venendo in quel tempo i greci per saccheggiare l'oratorio di Sant'Arcangelo posto sul Monte Gargano, piombò loro addosso con l'esercito e li abbatté in un totale sterminio. Questo è il momento costitutivo di un connubio tra il popolo longobardo da una parte, San Michele e il santuario di Monte Sant'Angelo, un connubio dal quale si sono avuti frutti fecondi e significativi nel corso della storia. Romualdo I è il duca che ha fatto ristrutturare il santuario e la cripta inferiore, la cosiddetta cripta longobarda, facendo costruire due scale per un più ordinato flusso e deflusso dei pellegrini. Questa attività di Romualdo I è ricordata in un'epigrafe. È l'epigrafe che è su un capitello della cosiddetta Scala Tortuosa, in cui si dice che Romualdo I, per ringraziamento al Padre Eterno e al Sant'Arcangelo, ha voluto che si costruisse qualcosa e l'ha finanziata. E l'ha finanziata perché egli era devoto dell'Arcangelo. Con l'arrivo dei Longobardi non si può senz'altro affermare che il pellegrinaggio al Monte Gargano assume lentamente una vera e propria dimensione di più grossa portata, fino a configurarsi come un movimento che non è limitato più soltanto alla penisola italica, ma arriverà fino poi in Europa. La grande opera di divulgazione del culto micaelico, voluto proprio dai duchi longobardi, ne fecero un santuario meta di pellegrini. San Michele entra nei contratti, entra nei giuramenti, nei modi di dire quotidiani dei longobardi. Ci si affidava a San Michele, si giurava su San Michele, che nel frattempo era diventato il santo nazionale dei Longobardi, e questo santuario, il santuario nazionale. Il santuario vive il periodo di maggior splendore tra il VII e il IX secolo. È a quest'epoca che risalgono le quasi 200 iscrizioni incise o graffite sulle pareti della parte più antica del complesso monumentale. I muri del santuario sono dei veri e propri palinsesti di pietra sui quali si è fissata la memoria dei tanti pellegrini che hanno raggiunto il Gargano. I pellegrini in quest'epoca, quindi tra VII e VIII secolo, si caratterizzano per un'estrazione sociale la più diversa. Si va dalle epigrafi di apparato volute dai duchi longobardi a semplici segni o simboli lasciati dai pellegrini. Sono attestati anche visite di pellegrini di stirpe germanica, naturalmente, ma anche anglosassoni.
L'insediamento micaelico in grotta su un'altura ha costituito, ha creato un vero e proprio modello di santuario micaelico che poi dalla penisola italica è stato esportato anche in altre regioni dell'Europa. Qui ci verrà il monaco Bernardo, per esempio, verso l'870, ci verrà Fantino, un santo, ci verrà Enrico II, l'imperatore, nel 1002, l'imperatore santo. Insomma, il pellegrinaggio al santuario micaelico non si è mai interrotto ed è un fenomeno di religiosità popolare singolarissimo perché dura da 1500 anni. Ancora oggi Monte Sant'Angelo continua a essere una meta spirituale raggiunta ogni anno da molti fedeli. Quegli stessi pellegrini che Paolo Diacono cita nell'epitafio di Hans, moglie del re Desiderio. Un componimento che lega il ricordo dell'ultima regina longobarda alle vicende della Basilica Micaelica. Ormai sicuro intraprendi il cammino, chiunque tu sia, che pellegrino dalle terre d'Occidente, raggiungi la città del venerando Pietro e la rupe garganica del venerabile Antro. Non avrai da temere né le frecce dei predoni, né il freddo, né le nubi della notte oscura. Per te, infatti, fece apprestare ampi ricoveri e cibo. È la testimonianza più bella e significativa del legame profondo che i Longobardi hanno avuto con questo posto e, una volta di più, la conferma del ruolo che questo popolo ha avuto nel lungo processo di costruzione dell'Europa.